la cosa più importante è lo sciopero del trasporto pubblico locale, chiediamo il parere del segretario della UIL, segretario regionale della UIL, Giovanni Sgambati. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Ma è possibile che non c'è un sindacato che tuteli la Presidente del Consiglio, Sgambati? Deve lavorare comunque, è malata. È una battutaccia probabilmente utilizzata a una trasmissione radio, forse anche in risposta a uno scherzo che gli avevano fatto ovviamente la Laurito e anche Bombardieri, non ha bisogno di mandare i certificati e Bombardieri ha spiegato che c'è un problema di privacy, ma credo che appunto è una battutaccia, perché sa che non ha fatto l'incontro, ma l'incontro si farà lunedì prossimo, anche se immaginiamo che grandi volontà di cambiare la finanziaria non ne ha, quindi se no avrebbe evitato di rimandare ulteriormente, ovviamente. Sì, lei appunto ha detto quindi io. Le ragioni dello sciopero del 29 rimangono assolutamente in piedi, ma noi siamo sempre ovviamente speranzosi, se ci sono elementi di novità, come sempre facciamo, li valutiamo, non siamo abituati a prescindere, a essere contro, ovviamente. Ecco, perché ha detto Bombardieri, che lo ricordiamo, è il segretario generale della UIL, ma lo ha detto anche Landini, insomma, lo dicono tanti. Com'è possibile? Credo anche la CISL, che non aderisce allo sciopero, però dice, voi prima fate la finanziaria, la portate in Parlamento, in Consiglio dei Ministri, la votate, la trasferite al Parlamento, e poi dopo ci chiamate e ci chiedete che cosa ne pensiamo. Sindacati, mi sembra un po'... Non sia mai accaduto, no, una cosa del genere, o no? E certo, se c'è volontà di sentire le parti, prima di mandarle in Parlamento è necessario avere un confronto e valutare ovviamente quali possono essere soluzioni condivise. Ci sembra normale, ma nonostante ciò, se vi sono volontà di cambiare, noi siamo ben propensi, se vengono accolte le nostre proposte, credo che vale per la UIL, ma vale anche per la CGIL. Noi ovviamente non è che lo sciopero, come l'abbiamo indetto, se ci sono elementi positivi siamo in grado anche di disdirlo, ma io penso che non ci sono proprio le volontà per poter cambiare questa legge finanziaria. Eh sì, perché è un po' come dici, vieni a casa mia a cena, il menù lo stabilisco io, e vabbè, questo sono invitato, cioè, ma siccome la cena non è la tua, ma è del paese, allora facciamolo insieme, andiamo insieme a fare la spesa, vediamo che cosa possiamo risparmiare, è un po' questa la cosa, no Giovanni? Senti, ma perché poi non è che voi avete questa vocazione, cioè i lavoratori, possiamo dirlo a chi dice, ma quelli fanno sciopero, magari adesso ci saranno un po' di persone incazzate in giro perché c'è lo sciopero dei trasporti, su cui ti chiedo subito di darmi tutte le dimensioni e le motivazioni. Non è che i lavoratori la mattina si svegliano e dice, sai che facciamo oggi? Facciamo sciopero, come quando noi andavamo a scuola, dice, così saltiamo un giorno di scuola. No, lo sciopero significa che ci rimetti i soldi. Purtroppo, certo. Quindi anche per noi responsabilmente, quando dobbiamo decidere uno sciopero, siamo coscienziosi, è un'arma pesante per i lavoratori, ma quando non vediamo altra soluzione è evidente che ci rimane solo questa per poterci fare sentire. Ed è quello che fanno le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti oggi. È ovvio che noi ci scusiamo con le persone che avranno dei disagi, sicuramente, ma i disagi sarebbero molto più gravi se noi non facessimo nulla, perché non ci sono investimenti per il trasporto pubblico locale, soprattutto nelle realtà del Mezzogiorno già sono delle aziende in grande difficoltà, non ci sono le risorse per rinnovare i contratti delle lavoratrici e dei lavoratori, vengono da un periodo post-Covid che hanno pagato ampiamente di disservizi, di problemi. Ecco perché lo sciopero di oggi è uno sciopero anche abbastanza deciso, e credo la manifestazione che tra poco si terrà a Porta Pia di fronte al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture vuole essere la testimonianza di un paese che non si piega, di un paese che reagisce, che non è che accetta supinamente quello che hanno deciso di fare, di non fare nulla in buona sostanza. Senti, però spieghiamo anche nel dettaglio, perché è il primo sciopero dal 2005 convocato sui trasporti senza fasce di garanzia, cioè i lavoratori che aderiscono a Filt CGL, Filt CISL, UIL Trasporti, Faisa CISAL, UGL, FNA, quindi praticamente sono tutti quelli sindacati più importanti dal punto di vista numerico e poi anche quelli considerati
autonomi dalle 23:59 fino alle 00 del giorno dopo non lavorano, quindi non c'è niente, è così? Allora, anche questa, non ci sono fasce di garanzia come abbiamo sempre garantito, ma ci sono nelle singole città, ovviamente come Napoli ad esempio, ma sappiamo che il trasporto su gomma è in grande difficoltà, ci sono garantiti alcuni servizi che sono essenziali, quelli li abbiamo garantiti perché per legge vanno garantiti. Certo. Ma è evidente che lo sciopero, proprio perché ha questa caratteristica di ovviamente battersi, abbiamo bisogno che anche i pendolari capiscano che una volta tanto si fa un sacrificio tutti insieme, perché non possiamo continuare a rimandare su queste questioni che non si fa nulla, non si reinveste ovviamente. Ecco, ANM Metro Linea 1, dopo come informazione, sarà operativa tra le stazioni Policlinico e Garibaldi, quindi si ferma a Policlinico, Rione Alto, Municipio e Garibaldi. Le corse... Esatto, proprio per garantire l'accesso all'ospedale, cioè, mi sembra del tutto evidente che... Non per divertimento. Le corse nella fascia mattutina 6.30, 9.30 partono dal Policlinico e arrivano a Garibaldi, ma si fermano per la linea 6, Mostra, Mergellina e Municipio, poi ci sono le funicolari, ci sono un po' tutte le notizie, trasporto su gomma, le linee dei bus dalle 6 alle 9, dalle 17 alle 20 mantengono alcune funzioni essenziali, certo le persone arrivano all'aeroporto a quell'ora, non è che possono rimanere lì, vengono comunque trasportati da Alibus. Anche per EAV lo stesso, ci sono fasce di garanzie, però è un bel colpo. Che cosa chiedono in sintesi i lavoratori sul tema dei trasporti? Ma chiedono tre cose di fondo: che si riprendano gli investimenti per ammodernare le linee del trasporto pubblico locale che sono veramente malmesse, garantire una maggiore sicurezza dentro il sistema dei trasporti che, come avete visto, continua a esserci aggressione. Terzo, risorse per rinnovare il contratto, perché non è che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore possono non avere il contratto rinnovato. Queste sono le tre cose che chiediamo. Allora, possiamo fare un appello di questo tipo, lo facciamo assieme in maniera autorevole, naturalmente più tu, e cioè se andate sulla fermata di un autobus o a quella di una stazione metropolitana e vedete che il treno non c'è, non vi lamentate solo, non ci incazziamo solo perché abbiamo una difficoltà, pensiamo al motivo per cui quel treno non c'è e così magari diventiamo anche più consapevoli che il trasporto pubblico, esatto, dobbiamo difenderlo, no? E soprattutto perché lo facciamo, perché chi utilizza i mezzi pubblici sono anche le persone più deboli, sono molto spesso chi ha un contratto precario, chi ha difficoltà, cioè chi sta bene in fondo il trasporto pubblico non lo utilizza. Bene Giovanni, grazie, buona giornata. Grazie a te. grazie a voi e a noi buona manifestazione a Roma. Buona manifestazione a Roma dei sindacati e trasporti.